risultato che ce lo siga e per il quale ringraziamo i nostri affezionati telespettatori. Rete 8 tra le prime 50 TV private d'Italia, a dirlo una classifica del Ministero dello Sviluppo Economico che ha passato in rassegna la qualità dei programmi televisivi e dell'informazione, i dati degli ascolti, l'occupazione e l'innovazione tecnologica. L'articolo oggi su Il Centro. La nostra famiglia, quella di Rete 8, festeggia con voi un 48esimo posto che racconta di dedizione, professionalità e del grande costante sforzo dell'editore. L'articolo a pagina 34 su Il Centro di oggi di Pietro Lambertini racconta di un successo riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Una scommessa nel panorama dell'informazione regionale che muove i suoi primi passi nel 1988 e che di palinsesto in palinsesto ha saputo accompagnare gli abruzzesi crescendo con essi. Un risultato straordinario, ancor più significativo se si comparano i bacini di utenza delle altre emittenti italiane che ci precedono e soprattutto che ci seguono nelle graduatorie, commenta il nostro direttore Carmine Perantuono. Il punteggio assegnato a Rete 8 conferma un consolidato ruolo guida in Abruzzo. Questa è la posizione delle altre emittenti regionali: l'Aquilana, la QTV al 119esimo posto, la Teramana TV6 al 126esimo, la Frentana Telemax al 128esimo, la Teramana Super J al 129esimo e al 131esimo la Marsicana Infomedia News. In cima alla graduatoria ministeriale ci sono tre giganti della TV commerciale italiana: la pugliese Telenor, Videolina della Sardegna e Tele Lombardia. Dopo il Pegaso d'Oro vinto l'estate scorsa ai premi Flaiano 2021, Rete 8 continua dunque a puntare sui contenuti autoprodotti, una scelta premiata da voi telespettatori. Oltre alla rassegna stampa, ai TG di cronaca e di sport, alle vetrine informative, alle dirette e alle nostre storiche trasmissioni, ci sono tante novità sia per le fasce orarie come quella del mattino, sia per i format dell'intrattenimento, ma anche TV di servizio. Inoltre è stata vinta la sfida della rete con la parallela crescita del sito rete8.it dei nostri social Facebook, Instagram, YouTube, che non ha penalizzato ma anzi accompagnato e sostenuto la leadership in campo televisivo. Di questo siamo grati alla proprietà che non si è limitata a sostenere ma ha essa per prima stimolato questa fase di espansione e ai giornalisti, tecnici, amministrativi e collaboratori di Rete 8. Quanto a voi, semplicemente grazie.